Croce, lavoro al Servizio Innovazione della Città di Torino, sono impegnata fra l'altro sull'iniziativa Torino City Lab in cui appunto Telespazio è coinvolta. Oggi non presento e non promuovo una soluzione, ma promuovo diciamo un approccio, e anche lo stile di comunicazione della presentazione ne è un po' testimone. Mi ha fatto un buon assist il precedente relatore, no? L'IoT passa da sensori, passa nel building, arriva nei distretti, arriva nei quartieri, arriva nelle comunità e nelle persone. Ecco, con questo progetto Too Smart abbiamo attivato a Torino, ma insieme ad una serie di altri partner italiani, diciamo quasi un'operazione culturale e di creazione di competenze sull'IoT. Anzitutto Too Smart è un progetto di riuso, una storia di riuso tutta italiana che parte da Messina, arriva a Torino e si porta dietro altre città, Torino, Padova, Messina, Lecce e Siracusa. Per ora. SmartMe è una soluzione sviluppata dall'Università di Messina con l'obiettivo, come tante soluzioni IoT, di trasformare le città in una rete di oggetti in grado di assumere un ruolo attivo grazie appunto all'IoT e al cloud computing. Non è solo una soluzione tecnologica, ma è una serie di soluzioni abilitanti per attivare processi di monitoraggio civico diffuso su scala urbana e laboratori aperti di testing e di innovazione. Non è solo un progetto di ricerca, ma appunto un'azione di co-sviluppo avviata da alcune pubbliche amministrazioni con obiettivi comuni, basata su logiche non proprietarie, volte principalmente a creare competenze interne agli enti e sul territorio. Tutta questa tecnologia, l'offerta di tecnologia è ampia, ma abbiamo bisogno di amministrazioni che sappiano parlare, capire le potenzialità delle tecnologie e di cittadini che le sappiano cogliere, utilizzare e sfruttare nella miglior maniera possibile. Too Smart si basa sulla piattaforma IoT SmartMe. È un progetto completamente basato sul paradigma open source. La città di Torino non ha sposato completamente il paradigma open source, ma accompagna e accoglie diverse sperimentazioni, e il paradigma open source ci è sembrato il migliore per poter attivare operazioni di monitoraggio civico diffuso che coinvolgono le comunità diverse, sia di cittadini ma anche di comunità scientifiche. Il software, l'hardware e i dati adottano completamente componenti di tipo aperto, la base è lo Stack for Things, l'hardware di riferimento adottato è basato su scheda Arancino che integra modelli open di calcolo, Raspberry e di controllo Arduino, e i dati vengono raccolti su un sistema di data portal basato su SICAN. Non vado nel dettaglio anch'io delle componenti tecnologiche che sono qua spiegate nel dettaglio. Cosa è successo nel progetto Too Smart? Il progetto di SmartMe è evoluto grazie alle esigenze e ai bisogni di utenti reali, le città e i cittadini. La soluzione è stata adattata alle diverse condizioni e competenze tecnologiche di partenza degli enti, e è stato identificato un caso d'uso comune fra le varie città. Il caso d'uso comune è appunto quello del monitoraggio ambientale, in grado di attivare operazioni di monitoraggio di comunità su variabili che riguardano la temperatura, l'umidità, la pressione, la direzione e intensità del vento, i millimetri di pioggia e il particolato. Too Smart è un progetto che vuole appunto promuovere le competenze, per questo nei vari territori di progetto la sperimentazione ha coinvolto non solo le pubbliche amministrazioni ma le scuole. Le scuole di ogni ordine e grado, la rete di monitoraggio si basa su degli edifici scolastici utilizzati come hub tecnologici, ma non sono le scuole solo soggetti passivi, sono anche soggetti attivi, in quanto il tema dell'IoT e dei dati entra nella didattica delle scuole.
In particolare a Torino è stato coinvolto proprio nelle scorse settimane un istituto tecnico, ad esempio, a cui sono stati concessi dei kit di autocostruzione di sensoristica e a cui è stata erogata una formazione tecnica in alternanza scuola-lavoro che porterà questi studenti in ottica anche di peer learning a fare didattiche innovative delle scuole di ordine inferiore. Stavo andando troppo veloce. E appunto non solo questo progetto ci porterà ad avere una rete aperta di monitoraggio civico diffuso su Torino, ma la rete sarà grande quanto l'Italia, cioè quanto le altre città saranno in grado di aderire. Per cui nei prossimi mesi, entro aprile 2020, saranno attivate tutte le reti di monitoraggio civico diffuso nelle varie città partner e saranno coinvolte le comunità di riferimento. Saranno avviate attività di formazione in ambito IoT sia per i dipendenti che per le pubbliche amministrazioni coinvolte e soprattutto attiveremo attività di assistenza tecnica al riuso di questa stessa soluzione in altre città interessate. E poi continuerà l'attività di supporto al testing rivolta a imprese nell'ambito di Torino City Lab, attività che proprio sul tema dell'IoT e della formazione e del coinvolgimento della cittadinanza e tutto il tema dell'open community vedrà una forte partecipazione anche del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale Italiano, che con noi lavorerà e promuoverà attività di ricerca e sviluppo congiunte. Grazie.